Grazie anche a Marco Talvetti per questo ricordo della quantità e qualità delle cose che Cennini ci ha dato, che è anche un ricordo dei problemi che viviamo ancora oggi. Io prendevo qualche nota mentre Marco parlava e vedevo che se molte cose sono cambiate, molte altre restano, diciamo, non cominciare da quelle che riguardano appunto le molte leggi, le troppe leggi di cui si parlava, o la semplificazione solo legislativa e non amministrativa, diciamo così. Da questo punto di vista forse vale la pena ricordare con un passaggio brevissimo, era citata da Luisa Torchi all'inizio, la legge finanziaria, diciamo, del governo Ciampi, quando Sabino Cassese era ministro della funzione pubblica, perché tutti questi elementi erano presenti lì, non solo, diciamo, sostanzialmente negli eventuali collegati che erano compilati, ma nel testo della legge. Ricordo bene che la legge aveva una delega per la riforma dei ministeri, che poi non fu portata a compimento dal governo successivo. Aveva le prime norme di semplificazione amministrativa attraverso l'esercizio di poteri di funzioni dell'uso dei regolamenti in funzione di intellegificazione. Aveva norme sull'autonomia universitaria e anche sull'autonomia scolastica, e aveva norme anche, diciamo, sui contratti pubblici e la rinegoziazione di questi contratti. Ecco come quel programma, diciamo, in qualche modo sembrava che trovasse campo che in poche, sostanzialmente, battute, in poche norme, in poche battute. Molte di queste sono state poi riprese, ecco qui, il ricollegamento da quelle riforme degli anni 90 che vanno sotto il nome di riforme Bassanini. Ho visto poc'anzi di anche Franco Bassanini e sono venuto qui, e quindi lo saluto con grande affetto e con grande simpatia, e passo la parola a Vincenzo Cerulli. Grazie Sandro, innanzitutto un sentito ringraziamento a Stefano Sepe per questo libro che ci ha dato, che è un libro molto sentito, profondamente sentito, molto informato e ahimè anche molto disilluso nelle conclusioni. Devo dire, qua siamo un po' tutti disillusi. Io non vorrei sommare pessimismo a pessimismo, francamente mi dispiacerebbe. Però se devo parlare, come mi è stato chiesto, delle riforme della seconda parte degli anni 90, sarà difficile sottrarmi a questo dato, che è un dato purtroppo della realtà. L'altro giorno a Bologna abbiamo fatto un convegno che ricordava Vandelli, dove si parlava soprattutto di regioni ed enti locali, e anche lì, diciamo, la valutazione, il sentimento generale era il medesimo. Però credo che a questo punto noi dobbiamo guardare al futuro, tenendo presente gli elementi che abbiamo, che sono quelli che sono. Cioè dobbiamo lavorare con gli elementi che abbiamo. Una gran parte dei tentativi riformatori, prima di Giannini, di Giannini è stato il più importante, ma quello nella commissione Medici che è stata ricordata era di estremo interesse. E devo dire anche i tentativi di Lucifredi, non l'abbiamo mai troppo considerato, ma invece erano tentativi molto interessanti. Ecco, probabilmente hanno tutti più o meno peccato, come del resto ci dice Stefano, di un'eccessiva lungimiranza. La realtà è quella che è la realtà dell'amministrazione, è la realtà della finanza ed è la realtà della politica. Questi sono gli elementi sui quali dobbiamo lavorare e che oggi forse dobbiamo farci carico di più presto, perché il Paese non può andare avanti con un
un sistema delle istituzioni, principalmente dell'amministrazione, ma di tutto il sistema istituzionale così mal funzionante. Non può andare avanti perché non può affrontare la sfida internazionale, quella europea, e non può essere attrattivo delle migliori forze che girano nei mercati intellettuali. Detto questo, poi forse ci ritorno con due parole, per quanto riguarda le riforme degli anni 90. Qui, innanzitutto, tra gli 80 e i 90, un fatto normativo importante ci fu, e fu l'approvazione della legge del procedimento, 1990. Però, vedete, la legge del procedimento non fu frutto di un grande itinerario riformatore, fu approvata la chicchella, fu frutto di una importante elaborazione dottrinale, dovuta principalmente al professor Nini, dottrinale. Entrò in Parlamento non si sa come, fu approvata in commissione deliberante, che una delle leggi più importanti di tutta la storia amministrativa d'Italia, fu approvata in commissione deliberante, e Lorenzo Mamparone, che ne era relatore, ricorda che in commissione affari costituzionali, erano i primi di agosto, tutti volevano andare in vacanza, nessuno aveva capito neanche di che cosa si trattasse. Lorenzino spiegò in due parole come fa lui, più o meno imbrogliando le carte, cioè non spiegando l'intento riformatore che c'era dietro, e la legge passata. Però è legge. E indubbiamente da quel momento l'assetto del diritto amministrativo, dico del diritto dell'amministrativo più che dell'amministrazione, poi tornerò su questo punto, e certamente cambiamo. Ora però negli anni 90, a partire dal governo Prodi, se rileggiamo le carte, il governo Prodi partì con un grande intento riformatore, sia sul versante costituzionale, per cui fu subito messa in cantiere la legge costituzionale che poi portò alla commissione D'Alema, e sia sul piano amministrativo, quando il professor Bassanini prese in mano la funzione pubblica e avviò un processo riformatore per più incisivi di tutti questi nostri ultimi decenni. Sul piano costituzionale, come ben sapete, la riforma non approdò a un risultato concreto. Per ragioni, anche qui, per ragioni del tutto diverse dal merito. Sul merito sostanzialmente erano tutti d'accordo in quel momento, Franco se lo potrà ricordare. Tante per ragioni che in un certo momento Berlusconi ritenne che non conveniva più alla sua parte politica. E comunque adesso. E lì dentro c'era una forte sul versante dell'amministrazione meno, ma sul versante della legislazione, sul versante dei rapporti con la regione e sul versante della giustizia, della giurisdizione. Però invece l'itinerario riformatore amministrativo, chiamiamolo così, quello che fece capo al Ministero della Funzione Pubblica e poi alle commissioni parlamentari, invece è quello che camminò. E quello era incentrato su tre o quattro punti forti, partendo dall'analisi degli storici vani delle nostre istituzioni, che mi aveva indicato nel rapporto: il centralismo, il formalismo, la burocrazia. Tre storici vani. Mi salgono a Crispi, ci sono i testi di Crispi, una cosa antica. E quindi il centralismo, de
e decentrarlo per funzioni, come ha detto Giannini, per funzioni, individuando quelle funzioni che dovevano rimanere al centro, perché quelle essenziali per la vita dello Stato, tutto il resto decentrato, decentrato alle regioni, decentrato agli enti locali, ma attuando un principio profondamente innovatore rispetto al passato, cioè il principio della differenziazione e della adeguatezza organizzativa. Differenziazione vuol dire che un ente di governo, in questo caso regionale o locale, deve avere una dimensione organizzativa adeguata per far fronte all'esercizio della funzione che gli viene attribuita, e una dimensione organizzativa che non può essere omogenea, perché il paese è quello che è, ci sono enti con dimensioni organizzative importanti, con tradizioni storiche importanti, con capacità finanziarie importanti, ed enti che non ce l'hanno. Quindi superare l'antica omogeneità della struttura napoleonica, differenziare, individuare l'adeguatezza delle singole organizzazioni e ancora unire strettamente l'attribuzione delle funzioni alla dimensione finanziaria. Non si può attribuire le funzioni senza spostare poste del bilancio dal centro al periferico, senza spostare pezzi di organizzazione dal centro alla periferia, senza spostare pezzi di danaro dal centro alla periferia. Ancora, sempre sul versante dell'amministrazione, il problema della semplificazione, superare il formalismo, semplificare le procedure. Delegificare la disciplina dell'amministrazione. Qui c'è ancora quel vecchio insegnamento di Nigro, la potestà organizzativa della pubblica amministrazione. Il governo e i ministeri si assumono la responsabilità dell'organizzazione amministrativa secondo le diverse esigenze. Poche leggi, strette leggi, con i principi. E poi ancora la finanza. Non ne accennavo prima, ma invece la finanza è un fatto fondamentale, perché se non si decentra la finanza, cioè se non si dà alle regioni e non si restituisce, vorrei dire, restituisce, perché gli enti locali ce l'avevano l'autonomia negli anni 50 e 60. Autonomia finanziaria di entrata e di spesa, questo non responsabilizza le classi dirigenti locali, non le rende appunto responsabili di fronte alla collettività e quindi capaci pienamente dell'esercizio delle funzioni. Questa impostazione finanziaria, come sapete, poi ha trovato luogo nell'articolo 119 della Costituzione, che a distanza ormai di 20 anni, quasi 20 anni, è ancora attuale. Questo processo riformatore poi trovò, impostato con leggi ordinarie, la legge ordinaria è una serie di decreti attuativi che furono gestiti in larga misura dalla commissione parlamentare che vi ho l'onore di presiedere, quindi con molto impegno, insomma, anche vorrei dire con una dose di entusiasmo. Poi ebbe uno sbocco nella legge costituzionale, in parte, prima della legge costituzionale, ecco, sull'organizzazione centrale dello Stato, perché ripeto, il decentramento vuol dire che si prende un pezzo di Stato e lo si porta in periferia, quindi lo Stato.
tanto non può restare come era, ovviamente che decentramento è. Fu messa a mano la riforma dei ministeri, alla legge sui ministeri, peraltro prevista dalla Costituzione, mai attuata. La Costituzione prevede la legge sui ministeri e la legge sulla presidenza, mai attuata. In quel momento furono fatti tutti e due. Il decreto 300 e 303 del 99. No? Ora però sui ministeri, insomma, stando alla Costituzione, l'assetto resta quello per ministeri. Mentre invece uno degli insegnamenti di Giannini, rimasti nei vasi, era quello di spezzare l'assetto per ministeri, che risale a Cavour, da noi. Perché spezzarlo? Perché se l'amministrazione va vista per funzioni e alle funzioni non corrisponde l'organizzazione ministeriale, corrispondono uffici deputati a quella determinata funzione, dotati delle necessarie competenze anche tecniche, che poi si aggregano nel complesso dell'organizzazione generale dello Stato, quindi senza la rigidità, insomma, del modello ministeriale, si aggregano secondo gli indirizzi politici, politico, governativi, politici, diciamo pure, del momento. Quindi un'organizzazione mobile, almeno relativamente mobile, e non irrigidita nel modello ministeriale, gerarchico, formalizzato, inamovibile dall'una all'altra struttura se non per legge. Ecco, su questo